Da pochi giorni è stato comunicato l'accordo raggiunto tra Sky Italia e Netflix per includere i contenuti di Netflix all'interno di Sky Q. Netflix la conoscete tutti, è la società americana che fornisce contenuti streaming di intrattenimento, tra cui film e serie TV. Netflix si prepara a comunicare gli utili del terzo trimestre, il 15 di ottobre, e in questo video vorrei mostrarvi tutti i motivi che mi hanno portato a scartare una strategia apparentemente interessante dal punto di vista del valore atteso. Se il contenuto di questo video vi può interessare, vi invito a seguirmi fino alla fine. Vi invito inoltre a seguirci sul nostro canale YouTube e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Vi invito a consultare la nostra pagina Facebook e soprattutto il nostro sito web www.tradepol.it. Come vi dicevo, Netflix si prepara a comunicare gli utili del terzo trimestre, lo farà il 15 ottobre dopo la chiusura dei mercati e la piattaforma di Tradeport propone una strategia proprio riguardo a questo titolo. Procediamo dunque dall'area da cui mi è stata fornita questa strategia, ovvero l'area di Trade Builder ed in particolare quella di Build Your Own. L'area di Build Your Own, come raccontato anche in altri video, permette di personalizzare i parametri secondo cui andare a ricercare le strategie su tutti i sottostanti proposti dalla piattaforma. In questo caso sono andato a ricercare una strategia di tipo credit call e i parametri che ho selezionato sono piuttosto correlativi dal punto di vista delle probabilità. Infatti ho richiesto che sia la probabilità storica ad un anno che quella di stress test ad un anno, che quella normale fossero maggiori del 90%. Le strategie proposte sono ordinate per ROI, in questo caso me ne è stata fornita una sola, in quanto i parametri sono piuttosto restrittivi, e la strategia riguarda appunto Netflix. Si tratta, come già detto, di uno spread di call a credito costituito da una vendita con scadenza 25 di ottobre di call 317,5 e un acquisto di call 325 con stessa scadenza. Andiamo dunque ad analizzare meglio questa strategia e andiamo a vedere perché alla fine di questa analisi ho deciso di non mettere a mercato la strategia. Entriamo dunque nell'area di technical analysis e cominciamo con il nostro grafico di traiettoria. Il grafico di traiettoria, come spiegato in altri video, ci mostra qual è l'intervallo all'interno del quale il prezzo del titolo si troverà a scadenza e nei giorni precedenti e successivi alla scadenza con una probabilità del 90%. In questo caso, per la scadenza delle nostre opzioni, ovvero il 25 di ottobre, l'intervallo da considerare è quello verde, che tiene in considerazione anche possibili variazioni del prezzo del titolo dovute a reazioni a comunicazione degli earnings che avverrà il 15 di ottobre. Questo intervallo va dai 224 dollari circa e si porta fino a un limite superiore di 297,5 dollari. Poiché la nostra strategia prevede una vendita di call 317,5 e un acquisto di call 325, da questo punto di vista possiamo dire che la strategia è conforme al nostro grafico di traiettoria e quindi il primo test è superato. Se andiamo ad analizzare le colonnine sulla sinistra che riguardano il trend atteso nel prezzo del titolo, il test è solo parzialmente superato. Infatti, nelle ultime 2 settimane il trend è stato molto positivo, con un rating di 5 su 5. Per le prossime 2 settimane il trend è visto ancora in rialzo, con un rating però di 4 su 5 e non di 5 su 5. Quindi, quest'ultima informazione ci può già far suonare il primo campanello d'allarme. Ricordo che nessuno di questi grafici e nessuna delle probabilità proposte dalla piattaforma Tradeport va considerata in termini assoluti, ma vanno tutti considerati in termini relativi nel loro insieme. Un'ulteriore informazione che possiamo andare a analizzare è quella relativa alla volatilità. Infatti, il percentile di volatilità implicita negli ultimi 20 giorni è molto elevato, intorno al 98%, con una volatilità implicita del 55%. Riguardo invece al put call implied volatility ratio, possiamo vedere che la volatilità è leggermente superiore dal lato delle call e questo può essere visto come un maggior rischio dal lato delle call.
Per quanto riguarda il put call open interest ratio, questo è minore di 1. Ciò significa che le call vendute sono superiori alle put vendute e, se vediamo questo parametro dal punto di vista dei venditori di opzioni, possiamo dire che l'aspettativa nei confronti del titolo è quantomeno non rialzista. Quindi, se si decide di analizzare questo dato dal punto di vista dei venditori di opzioni, possiamo dire che anche quest'ultimo è coerente con la nostra strategia, ovvero uno spread di call a credito. Continuiamo all'interno dell'area di Option Matrix. L'area di Option Matrix ci mostra la chain delle opzioni con i relativi prezzi e con scadenza 25 di ottobre. Andiamo a vendere una call strike 317,5, comprare una call a copertura strike 325 e andiamo ad analizzare quali sono i livelli probabilistici. Le probabilità sembrano tutte molto buone, con la maggior parte di queste che sono superiori al 90%. La probabilità che più di tutte mette in discussione la nostra strategia è l'ultima sulla destra, ovvero la earnings probability. Ho già detto che un'unica probabilità non va considerata in termini assoluti, ma solamente in termini relativi rispetto a tutte le altre probabilità proposte. Solamente quando tutte le probabilità danno la stessa risposta, allora la strategia può essere messa a mercato dal nostro punto di vista. Tuttavia, in questo caso la earnings probability assume una rilevanza maggiore probabilmente rispetto alle altre, perché si tratta di una probabilità che viene considerata specificamente per la situazione in cui vengono comunicati gli earnings. Si tratta infatti della probabilità di successo per strategie simili adottate in situazioni di earnings. Quindi, nonostante la probabilità non sia eccessivamente bassa, è intorno comunque al 78%, questo può essere considerato come il secondo campanello d'allarme. Proseguiamo tuttavia all'interno del foglio di calcolo del nostro calcolatore di convenienza statistica e andiamo a vedere quali sono le probabilità, qual è la probabilità media a favore e qual è il valore atteso della strategia. Sulla destra, come sempre, ho inserito tutti i livelli probabilistici e ho calcolato la probabilità media che è intorno al 91,5%, quindi probabilità media superiore al 90%. Il titolo, lo potete vedere, è Netflix, il rischio lordo è di $7,5, il credito netto è di 79 centesimi se si considera il baricentro tra lo spread denaro-lettera. Se si considerano invece prezzi più cautelativi, quindi andando a pescare il terzo più sfavorevole all'interno dello spread, denaro lettera, oppure il quarto più sfavorevole, allora si possono considerare crediti netti di 75 centesimi o 72 centesimi rispettivamente. In base a queste probabilità e in base al credito netto che decidiamo di selezionare, abbiamo un valore atteso della strategia che è di 2,26%, 1,65%, 1,20%. In tutti questi casi il valore atteso della strategia è superiore di 0, non è particolarmente elevato, ma ricordo che si tratta di un valore che viene prodotto in pochissimi giorni lavorativi. Un'ultima verifica che mi sento di fare è quella relativa a le variazioni del prezzo del titolo storiche a comunicazione di earnings. Possiamo andare a verificare questo dato entrando all'interno dell'area di Technical Analysis e andando a selezionare la data degli earnings. Cliccando su questa data si aprirà una finestra in cui viene mostrata una tabella comprensiva di tutte le comunicazioni degli earnings con le aspettative precedenti e con le variazioni del prezzo del titolo il giorno successivo alla comunicazione degli earnings. Come potete vedere nella tabella, nello scorso trimestre, quindi il secondo trimestre del 2019, la comunicazione degli utili non è stata così deludente rispetto alle aspettative. Infatti le aspettative erano di 56 centesimi per azione, mentre gli utili comunicati sono stati di 60 centesimi per azione, quindi il 7,14% in più delle attese. Tuttavia, nei trimestri precedenti le attese sono state superate di percentuali ben superiori, 33% il primo trimestre del 2019 e 25% quello precedente. Come potete vedere dalla colonna che indica le variazioni del prezzo del titolo alle comunicazioni degli earnings, il titolo si è dimostrato particolarmente nervoso in queste situazioni.
la variazione massima raggiunta secondo l'intervallo temporale che è disponibile in questa tabella è stata del 18,21% e si è registrata nel 2015. Questo valore può essere considerato in termini cautelativi in termini assoluti, quindi possiamo presupporre che un valore di questo tipo si possa registrare sia in termini positivi che in termini negativi. Nello scorso trimestre, quindi nel secondo trimestre del 2019, la variazione è stata negativa del -10%. Come già detto, gli utili effettivamente comunicati di 60 centesimi per azione sono stati leggermente superiori alle aspettative, tuttavia sul titolo pesa la concorrenza di fornitori di servizi streaming come Apple e Disney, che hanno iniziato un pricing piuttosto aggressivo. Pesa inoltre la crescita delle sottoscrizioni che nell'ultimo trimestre, quindi nel secondo trimestre, è stata inferiore alle aspettative. Possiamo vederlo anche andando ad analizzare questo grafico proposto dal sito Statista. Questo grafico indica le sottoscrizioni a livello mondiale e vanno dal terzo trimestre del 2011 fino al secondo trimestre del 2019. Come potete vedere, la crescita è stata piuttosto costante. Nell'ultimo trimestre c'è stata una crescita che però è stata inferiore alle aspettative. Questo dato si riferisce alle sottoscrizioni a livello mondiale. Quest'altro dato, sempre con la stessa fonte, Statista, si riferisce invece sia alle sottoscrizioni a livello internazionale sia alle sottoscrizioni negli Stati Uniti. Come potete vedere, nell'ultimo periodo la crescita è stata piuttosto piatta. Per concludere, nonostante la strategia abbia un valore atteso positivo, ci sono altre considerazioni che possono essere fatte e che possono portare a scartare la strategia se si pensa che il rischio sia troppo elevato. Nel nostro caso, il prezzo di chiusura di ieri di Netflix era di 270 dollari, la nostra strategia ha uno strike di 217 dollari e mezzo. Si tratta del 17% in più rispetto al prezzo attuale che tuttavia, come abbiamo visto nella tabella, è un evento che è già successo negli anni. Si può considerare inoltre che Netflix da metà luglio ha perso circa il 30% e potrebbe già aver scontato i timori relativi ai competitor Apple TV e Disney su tutti ed in particolare alla crescita meno accentuata delle sottoscrizioni, nonostante i forti investimenti fatti da Netflix per i propri contenuti. Lascio a voi la decisione, vi auguro una buona giornata sui mercati finanziari ed in bocca al lupo come sempre.